Mister, che pensa, il risultato giusto? No, non è un risultato giusto, perché fino a 45esimo vincevamo 9-0. Quindi, e come abbiamo preso gol, non è un risultato giusto, perché come si svolta la partita, il computo delle occasioni ci sta pure, però non è un risultato giusto, ma lo accettiamo, come è ovvio che sia. Fa rabbia, insomma, prendere gol in una circostanza del genere? Ma credo che sia, faccia rabbia un po' a tutti se uno becca gol al 45esimo, ripeto. A Benevento, venendo qui a giocare la partita come abbiamo giocato, onestamente. Quindi bisogna fare sempre un plauso a tutti questi ragazzi che stanno facendo un campionato veramente importante. Mister, in settimana aveva dichiarato di aver studiato bene il Benevento e di aver individuato dei punti deboli. Non ho detto questo. Io ho detto che noi sempre guardiamo gli avversari cercando di trovare dei punti deboli. Credo che tutte le squadre non abbiano una perfezione tattica e quindi credo che sia faccia parte del nostro mestiere trovare e andare a cercare i punti dove ci sono delle mancanze, ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo Benevento, ce l'hanno tutti quanti. Mister, lei dice che il risultato per lei non è giusto, però il Benevento prima del vostro gol del vantaggio ha comunque avuto numerose, direi, due o tre occasioni gol limpide non sfruttate, quindi... Hai detto bene, non sfruttate. E poi il gol tocca buttare dentro, se non la butti dentro al 45esimo vince 1-0, tutto il resto chiacchiere. Poi hanno fatto gol e sono stati bravi e il risultato è giusto. Anche noi abbiamo avuto due o tre occasioni importanti, abbiamo preso anche un paio di traverse. Bene. Posto? Grazie, buon lavoro.